Sono Valentina di MSM Magazine e sono qui con il team Impulsive di Code 4 e questo è il loro team leader, Mudai. Vuoi presentarci la tua squadra? Allora, c'è Mirko Graziani che è una delle leggende di Code 4 in Italia, con nome Magic Game. E Cesa che è un nuovo mio teammate che conosco da una vita online, anche Spa, che è un nuovo ragazzo iniziato da poco a giocare nel mondo di Code 4, comunque è molto in gamba. Leggende di Code 4. Mi hanno spiegato che è un team mix questo, quindi venite da due esperienze diverse. Quali land avete fatto? Sono land delle esperienze di due team? Loro, Genesis e Spaggio, hanno un team mix, si sono apprezzati secondi la team. Ultimamente italiano ci sono di Code 4, mentre io, Magic e Riddick siamo arrivati primi a Limba, con il team dei Berg, con il Humans che tengo così. Quindi per questo momento non siete preparati? Ho giocato qua in qualche partita e ci siamo preparati un po' di più. Quindi per questa partita si può pensare, per dire che... Un'esperienza insieme. Se potessi parlare del panorama italiano, dell'e-sport, in Italia come viene affrontato questo momento? Avere riconoscimento sufficiente? No, abbastanza. La gente è più che molto molto di game, siamo molto più aperti. Ci dovrebbe essere molto più eventi, tornei online, molto più premi. Ci dovrebbe essere un impegno anche nostro dal Paide, ma anche da parte delle sponsor. Vorrei chiedere ai ragazzi come si passa dal semplice giocatore a un giocatore professionista. Cosa spinge a... Comunque è quasi un lavoro a tempo pieno, gli allenamenti. Quanto fate di allenare a settimana? Due, tre, sera. Diciamo che è più una passione, no? E cosa più per un videogiocatore che c'è la voglia di vincere, di competere contro altri team. Sarei sempre di più, ogni volta. Una LAN, c'è sempre voglia di vincere. Il resto del stato di partita, diciamo, sono più divertiti. Ok, vorrei chiedermi una cosa: se come premio finale ci fosse una sponsorizzazione per andare a un torneo internazionale, cosa che in Italia ancora non avviene, partecipereste? Subito. E qual è il vostro obiettivo? Cioè, dovreste avere un sogno, dove vorreste andare? New York, Las Vegas. Evento? Allora io direi la prima. È un evento, non è un evento di Fight Live, 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 non è un ormai è tra quelli 2 e 4 sono un po' di anni. E il ruolo? Io l'ho fatto tutti. È giocato molto di più come a capo. E questo torneo come? Invece Scope gioco seriamente da 3 anni, però ho iniziato già a giocare con temi di giochi diversi, sono 4, sono 5 anni. Ho giocato con tutti i migliori in Europa e in Italia, sono migliorato un casino grazie a Magic, che mi ha preso un senso. Tante condividere l'esperienza, Io invece seriamente da 2-3 anni, quindi sono abbastanza nuovo rispetto a... 2-3 anni non sono pochi. Vabbè, però Mirko, 9 anni, che vorrei... Comunque, sì, da 2-3 anni, diciamo. Mi sono inserito come abbastanza bene. No, mai cambiato, anche perché... È nato addosso. Esatto. Comunque non me l'hanno mai più levato, anche se con le altre hanno. Poi,
persona che ti può far vedere cose. Quindi non hai mai provato a cambiare? Sottolineiamo che l'ha perso, Io ci sono Nicole e gioco da fine fortuna, inizio da 4, più seriamente da... E ruoli provati? Solo per buono. Ma come via? Sempre provato in vita. È un camper, perché è un po' più lento forse, perché è più facile notato nei video, siete molto attivi. Ma c'è una domanda magari da non esattamente, perché ti muovete sempre a scatti? Perché cioè, la risposta più semplice è che se stai fermo... Quindi così ti hai ammazzato? No, te lo spiego proprio brutalmente, ti addormenti. C'hai un flash migliore se sei sempre in movimento, anche di corpo. D'accordo. Se stai fermo. Quindi ti inattiva la circolazione. Diciamo che sì. Beh, ragazzi, parlatemi del vostro setup. Penso dipenderà magari dai vostri ruoli o siete in generale più o meno. Più o meno abbiamo tutti le stesse cose. Come FPS, CV, costanti. Costanti. È strano, perché di solito, arrivando al team, detto che preferiscono avere il piccolo. Perché la differenza? Le FPS costanti permettono la possibilità di giocare in condizioni più difficili, nelle smoke, tra le granate, le esplosioni. Quindi avendo le FPS più costanti c'è la possibilità di vincere in gaggi facilmente. Cioè, ci sono dei bug nel motore grafico. Le cose che hanno motore grafico di Quake, le FPS a 125-150, dei bug con delle cose in particolare che ti fanno saltare più lungo, saltare più di lato, oppure a 125 dici che colpi, al sopra dice quando lo miri, quando più dritti. Insomma, una spiegazione che viene dall'esperienza. E soprattutto, a parte che con il 4 non puoi fare più di 150 FPS, sono bloccati perché ci sono altri dei bug superiori, se ti blocchi il 4-3-3 la gente corre e non si sente l'audio. Quindi ci sono delle cose un po' dietro studiate. Quindi l'audio è importantissimo in questo gioco. Sì, E voi condividete anche voi stesso setup? Ve li studiate assieme, immagino, perché per giocare con un team a certi livelli bisogna avere più o meno Io ho consegnato il tappetino a lui, sì, è stato citato. E come setup di tastiera? Meccanica. Precedente, un po' come la sensibilità del mouse, quindi anche poi con sensibilità diversa, a seconda del buono magari. Anche. Quindi dipende anche magari dalla mano, sì, dal giocatore. Per esempio la cappone e il cecchino dovrebbero essere un po' più precisi rispetto ai cappini, devono girarsi più velocemente perché devono avere delle risposte più veloci. Ok, spot dritto in base a volo. Stivi. Stivi su stanco. Io non lo spongo, ora non lo spongo, uguale. Sì, lascio e basta. Bene ragazzi, è stato un piacere conoscervi e vi auguro tantissima... No, non si può dire fortuna. In bocca al lupo. E magari ci troviamo dopo per l'intervista del vincitore, se sa mai, no? Ce l'hai tirata proprio.